Diciamolo subito, a scanso di equivoci, la nuova collocazione in calendario del Giro d'Italia non è ottimale. Questo non ha tolto l'entusiasmo e la voglia di fare a chi lavora e prepara la Corsa Rosa. Anzi, il ciclismo italiano vuole vincere questa doppia sfida, quella contro la pandemia e quella contro il calendario. Tutto è stato ufficializzato dalla Federazione Internazionale. Il Giro d'Italia, come ormai già si sa, è a fine ottobre, le nostre tappe, dal 3 al 25 ottobre. È stato spostato tutto da maggio a ottobre, inizieranno le prime grosse corse dai primi di agosto, quindi con tutto il recupero delle gare che sono saltate durante la primavera e l'estate, e il giro da ottobre. Chiaro, se penso alla nostra tappa che deve fare l'arrivo ai laghi di Cancano con il passaggio allo Stelvio, diventa un po' difficoltoso fine ottobre. Però, come stanno andando le stagioni negli ultimi anni, forse lo Stelvio è più facile transitarlo il mese di ottobre che a maggio. Ma c'è l'incognita freddo. Fine ottobre chiaramente le giornate si accorciano molto e il clima cambia, ma non è detto che si riesca a fare tranquillamente anche il passo dello Stelvio, la cima Coppi. Stelvio difficile da affrontare ad ottobre? In Valtellina non mancano certo le salite. Spunta loro un piano B che comprende il Mortirolo, la salita tanto cara a Marco Pantani. Se dobbiamo pensare a un piano B, sì, noi abbiamo la fortuna di avere tante strade, quindi valorizzare altri scenari e panorami della nostra bella valle. Sicuramente se si pensa al piano B entrerà in gioco il Mortirolo. La Corsa Rosa si disputerà in contemporanea con tre classiche monumento, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, ad appena due settimane dalla conclusione del Tour de France. Certo, un calendario non semplice per la corsa italiana. Non voglio entrare in polemica, ma il presidente della Federazione Internazionale è un francese. Il Tour, sempre dicono, il grande Tour. È vero, è un grande giro, anche se però tutti i corridori hanno nel cuore e amano il Giro d'Italia. Tutti dicono che sia la corsa più dura al mondo nel paese più bello al mondo. Quindi il Giro ha sempre la sua importanza. Questo momento qui purtroppo è slittato subito dopo il Tour, in concomitanza con altre date. Giro d'Italia, grande evento sportivo e mediatico, ma anche vetrina per il nostro turismo. Un settore che dopo la pandemia dovrà forse ripensarsi. Da quando sono rientrato in Valtellina nel 2004 per l'organizzazione dei mondiali dei Bormio, e poi mi sono fermato e da allora sono il direttore del consorzio turistico, spesso ho sentito parlare su tanti tavoli di questo famoso far sistema di unirsi. Non è stata proprio così negli ultimi 15 anni, quindi la cosa che riflettevo sempre di più è il fatto che la Valtellina ha bisogno di un'unione. Questo momento qui ce la dà l'occasione, dal ripartire tutti assieme, siamo tutti sulla stessa barca. E allora riflettori sul Giro d'Italia anche come occasione per la rinascita del turismo. E non mancheranno i grandi nomi, dallo slovacco Peter Sagan, personaggio che buca lo schermo e crea interesse al di là delle sue vittorie, a Vincenzo Nibali, che vorrebbe essere al via del Giro per provare, a 35 anni, a vincerlo nuovamente.